Oggi facciamo roselline di mele di zia Rosa. Vediamo gli ingredienti. Dei pirottini, un limone, della cannella, marmellata, zucchero a velo, dello zucchero di canna, due mele rosse, del burro, ovviamente della pasta sfoglia. Prendete una mela e poi uno scavino, così, in modo da togliere il torso e la parte centrale. Quindi tagliate la mela a metà. Pulitela un po'. Non deve rimanere neanche un semino. Quindi tagliate la mela a rondelle, così. In una terrina mettete dell'acqua, dopodiché il succo di un limone. Questa operazione vi aiuterà a non far diventare nere le mele, ma tenerle belle vive. Versate il contenuto, il succo di limone nell'acqua, che diventa così acidulata, e versate in questa terrina, con l'acqua acidulata, tutte le mele. Ed ecco tutte le nostre mele già pronte. E andiamo ai fornelli. Una noce di burro. Aggiungete le mele nel burro. Aggiungete un po' di acqua, ma poca. Aggiungete lo zucchero. Basteranno un paio di cucchiai. La cottura deve essere croccante, nel senso che non dovete aspettare che si ammollino troppo le 4 minuti di cottura e le mele sono pronte. Anche il sughetto si è asciugato quasi del tutto. E ora farina, matterello e quindi la pasta sfoglia. Prendete la srotoliamo. Un po' di farina. E la stendiamo ancora un po'. E ora preparate le strisce in questo senso. Sono circa 5-6 cm di larghezza e 22-23 cm di lunghezza. Ed ecco le strisce. I nastrini delle roselline. Prendete un pentolino e versate un po' di acqua, giusto il fondo, così. Dopodiché un cucchiaio di marmellata. Fate sciogliere la marmellata. Eccoci pronti a preparare le nostre roselline. La marmellata, le mele e i nastri di pasta sfoglia. Ecco qua, una strisciata di marmellata per ogni nastrino. Mettete le fettine
di mela in questo modo. Devono leggermente uscire dal bordo e dovete un po' sovrapporre. A così. La cannella. Non abbondate. Ora chiudete il bordo a metà, in questo modo. Arrotolate in questo modo. Ecco la rosellina. Pronta? Adagiate la vostra rosellina in un pilottino. Oh, che bella! Mezza dozzina di rose rosse in forno, sopra sotto, E dopo 30 minuti in forno, ecco le nostre roselline pronte per essere pappate. Quindi ricordate, infornate a 180 gradi per 30 minuti. Zucchero a velo, solo se volete. Sinceramente io non ne sento la necessità. Sono bellissime. Assaggiamo, ne pigliamo una, sono quasi finite, vi faccio notare, Cockrum se l'ha già mangiato. Zia Rosa si è superata! Zia Rosa è mia moglie. Speciale, vai tu. A fine un caramellate! Superlative!